Enzo Castellari, la sua è una carriera imponente a dir poco, come abbiamo visto anche poco fa, è passato dalla regia alla sceneggiatura, anche ora è qui in veste di giurato e presenza eccellente del Novara Cine Festival. Sì, con il piacere massimo, anche perché non conoscevo Novara, quindi sono trovato subito bene ed è un cinema bellissimo prima di tutti, e poi l'atmosfera è fantastica, i corti che ho visto sono di prima qualità, quindi è un piacere per uno che ama il cinema, è un piacere essere invitato a questo festival. Ha già addocchiato magari qualcuno che potrebbe essere il vincitore per lei? Manca ancora di vederne una metà, quindi di quelli visti ce ne sono un paio ovviamente che sono così, si sollevano dalla media, ed è realmente, continuo a dire, che è un piacere vedere con quanta professionalità questi giovani, se sono giovani, sono giovani. La sua figura recentemente è stata avvicinata naturalmente a quella di Quentin Tarantino per il film remake o citazionistico che Tarantino ispirato. Ha girato, ispirato. Inspired. Lei cosa ne pensa? Come ha vissuto questa notizia? Quando l'ha saputo cosa ne ha pensato? Beh, prima non ci credevo perché non avevo ascoltato, non avevo letto nulla di Quentin che parlasse dell'argomento, soprattutto di me. Poi quando hanno cominciato a dire, ma tu hai letto sul messaggio, hai letto su questo, che cosa dice Quentin Tarantino di te? Io no, che dice? Gli è meno questo, dice qualcosa. Ma invece, e poi dopo una notizia, poi ho cominciato a leggere ed ho sentito di quanta passione avesse lui, soprattutto per il cinema italiano e poi per il mio cinema, quindi è stato un regalo grosso, perché continuo a dire che i milioni, dopo i milioni di film fatti dai Lumiere ad oggi, un genio come Quentin Tarantino sceglie solo un film per essere ispirato e fare un remake, e quel film è mio, quindi sarò contento. Un riconoscimento che arriva dall'estero, dall'America, da Quentin Tarantino, ma in Italia? In Italia come al solito, perché i grandissimi miei successi americani, ma innumerevoli, quando parlavo dell'ultimo squalo, i guerrieri del Bronx, Tuareg, io c'avevo dei film che hanno avuto un successo, lo stesso Inglourious Basterds, successi ma clamorosi, che per chiunque, orgoglioso che un regista italiano avesse successo all'estero, ne avrebbe parlato anche soltanto per essere per bandiera, ma invece sempre passava, ma anche perché il fattore politico è sempre intervenuto molto fortemente sulla realizzazione dei nostri film e sul cinema. Sono le caste, quelli che partecipano, quelli che sono di destra, di sinistra. Io purtroppo, e dico purtroppo perché è realmente una colpa, non sono un politico, non partecipo né a destra né a sinistra. Quando uscirono i miei film polizieschi si diceva che ero un estremista tra i più fascisti dei fascisti, poi facevo un film con politico su dei contadini, questa è estrema sinistra, quindi a parte che non ci capivano niente. Poi dopo aver fatto, essere stato scelto dalla Paramount come attore per la serie straordinaria di Venti di guerra, che fu degli anni Ottanta, una credo tra le serie di guerra più costose americane, e mi scelse il regista per fare Mussolini, quindi io sono l'unico che si è affacciato al balcone dopo Mussolini. E allora da lì dicevano, per forza, solo Castellari poteva fare. Beh, a parte quel maledetto treno blindato, a quale film, a quale suo lavoro è più legato? Che Oma, questo, che è, credo che è il film che amo più di tutti, perché la storia scritta da Luigi Montefiori era molto bella, il soggetto. Poi io stavo finendo il grande racket, Franco Nero stava facendo 21 ore a Monaco, non ci siamo potuti incontrare per discutere, modificare la sceneggiatura, e il produttore la fece fare a uno sceneggiatore, anzi due. E quando arrivò la sceneggiatura definita e scritta da questi signori, io non l'ho riconosciuta. Infatti ho girato un primo giorno che erano solo cavalli, quindi giro queste galoppate, poi arriva la notte, arriva il copione, lo leggiamo. Ci telefoniamo Franco Nero ed io, sono state 3 di notte. Cioè, Franco, hai letto? Sì. Beh, ma che stronzata. Quindi abbiamo, da quel momento lì, io la mattina dopo ho fatto Ursus, perché ho preso il copione e l'ho strappato, l'ho buttato al vento
le pagine e dico da domani si inventa. E ho cominciato a inventare scene, cioè il soggetto c'era, ma le scene di sceneggiatura me le sono inventate avendo la gioia di poter riportare nei miei film le scene più belle che ho visto negli altri film, cioè tutte le scene che io ho amato degli altri registi le ho messe nel mio. Secondo lei cosa manca oppure cosa ha in più il cinema italiano oggi rispetto al passato? Beh, che cosa ha in meno? Ha in meno i produttori, ha in meno i distributori, ha in meno, ha in più la televisione che domina, quindi perché anche per quei giovani che riescono a fare questi sceneggiati eccetera, quello che il produttore che riesce a combinare le cose con i soldi o del Mediaset o della Rai, metà se li mette in tasca e metà li mette nel film, quindi sempre con budget sempre più ridotti, questi poveri ragazzi che devono. Lei non si ferma tuttora, quali sono i suoi progetti futuri? Il futuro, sempre parlando di western, in Canada a primavera girerò finalmente il mio Gli Implacabili, che sono 18 anni che sto dietro a questo, con un cast. I primi tre, puoi sapere i primi tre che paiono sullo schermo, che sono tre bounty killer che arrivano, un po' con vento. Poi si ferma, scendono a cavallo, si tolgono il fazzoletto per il vento e Quentin Tarantino, Robert Rodriguez e Eli Roth. E da lì un cast, ma realmente sorprendente. Ma lo vedremo in Italia? Absolutely. Buon lavoro allora. Grazie. Grazie a lei.